ci troviamo sempre qui a New York sulla Fifth Avenue. Sono le 7 del mattino e tra poco tutta questa strada verrà transennata perché si svolgerà il Columbus Day. Ma che cos'è il Columbus Day? Il Columbus Day è il giorno di Colombo, è un giorno dedicato a Cristoforo Colombo per festeggiare, per celebrare la scoperta del Nuovo Mondo avvenuta il 12 ottobre 1492. Qui in America questa festa è molto sentita, soprattutto per gli italoamericani. Per loro è motivo di orgoglio che sia stato un italiano a scoprire il nuovo continente. E qui, sulla Fifth Avenue, si celebra la famosissima parata. La prima volta che è stata fatta qui a New York è stata fatta nel 1968. La comunità italiana ha voluto organizzare una festa in onore di questa scoperta e nel 1971 è diventata festa nazionale, dove le banche sono chiuse, le poste, le scuole, per celebrare appunto il nostro navigatore italiano. Ma queste feste non hanno solo cose positive, questa celebrazione, e non a detta di tutti Cristoforo Colombo è considerato un eroe. Quest'anno ci sono state tantissime polemiche, tantissime statue di Cristoforo Colombo sono state imbrattate, addirittura a Los Angeles è stata annullata la festa di Cristoforo Colombo. Il perché è che, a detta di molti, Cristoforo Colombo non è stato un eroe. Cristoforo Colombo, quando ha scoperto il nuovo continente, ha sterminato gli indigeni che vi si trovavano. Quindi ci sono tantissime associazioni che non vedono Cristoforo Colombo un eroe, ma uno sterminatore. Fanno di tutto per poter annullare questa festa. Ma fortunatamente il presidente americano Trump ha ribadito ancora una volta l'importanza del Columbus Day, l'importanza del legame tra l'Italia e dell'America. E questo è uno dei motivi per cui mi trovo qui. Sono stato invitato da un'importante radio americana, sono stato invitato dalla Federazione Italoamericana del New Jersey per fare un reportage sul Columbus Day e sui luoghi simbolo dell'America, per rafforzare ancora di più il magnifico legame tra noi e gli americani. Possiamo ammirare le nostre Ferrari, il nostro orgoglio italiano. Il rumore di questi bolidi che ci invidiano in tutto il mondo. Abbiamo lei, Miss USA, a bordo di questa Ferrari fiammante gialla che saluta le tante persone accorse qui. A sfondo le Trump Tower, l'albergo dell'omonimo presidente d'America. E poi in lontananza lei, Miss New York, anche lei passa in rassegna qui sulla Fifth Avenue per mangiare il Columbus Day. Questa macchina fiammante rossa con le luci della polizia. Questa spettacolare macchina con il tricolore che serpeggia lateralmente. Ed ecco la nostra bandiera, i nostri colori del nostro popolo. E la banda
che non può mancare mai in ogni festa o in occasione qui in America. Suonano e ballano al ritmo di musica. Ha capito? Però si muove molto agilmente. Davvero bravo. Anch'io lo so fare una cosa del genere. Ed ecco i poliziotti americani. Noi siamo cresciuti con la famosa serie americana Chips. Che concludono questa parata.